Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di una pianta famosissima che tutti conosciamo. È così famosa che spesso il marketing ha circondato di un certo misticismo le sue virtù terapeutiche, sia perché spesso a coltivarla erano monaci o suore, che in passato fecero anche molto scalpore mediatico, ma anche perché nella nostra cultura popolare il suo uso si perde nella notte dei tempi. Di cosa sto parlando? Dell'aloe. La parola aloe deriva dall'ebraico allal o anche dall'arabo aloe e significa amaro. La prima allusione all'impiego terapeutico dell'aloe venne scoperta sul finire dell'Ottocento da un gruppo di archeologi nella città mesopotamica di Nippur, nei pressi di Baghdad, in Iraq, i quali trovarono delle tavolette d'argilla scritte in caratteri cuneiformi e databili attorno al 2000 a.C., dove si legge che le foglie assomigliavano a foderi di coltelli, un chiaro riferimento alla forma dentellata e tagliente tipica delle foglie di aloe. L'aloe era nota e utilizzata anche presso gli egizi, i quali la volevano con sé nel viaggio verso il Duat, l'oltretomba egiziano. Viene infatti citata nel papiro Ebers, datato più o meno attorno al 1550 a.C., dove in 877 paragrafi distribuiti in 20 metri di lunghezza, si spiega l'impiego nei processi di imbalsamazione o per la cura e l'igiene del corpo come cicatrizzante. Nel papiro si dice che le piantagioni di aloe a quel tempo circondavano le piramidi e decoravano le strade che ancora oggi conducono alla Valle dei Re. Ma l'aloe viene citata molte volte anche nella Bibbia. Ad esempio in Giovanni 19,39 si dice: "E portò una mistura di mirra e di aloe di circa 100 libbre." La storia dell'aloe nei secoli continua avvolta tra mito e leggenda. Si narra che nel 350 a.C. Alessandro Magno, ferito da una freccia, fosse stato unto con olio di aloe proveniente dall'isola di Socotra, situata al largo del Corno d'Africa, e una volta guarito avesse deciso di conquistare l'isola per assicurarsi le proprie piantagioni della pianta miracolosa. Durante il periodo dell'Impero Romano, Dioscoride descrisse le capacità astringenti, cicatrizzanti e benefiche dell'aloe nel suo De Materia Medica. In seguito anche Galeno la usò soprattutto come lassativo. Tra il 1400 e il 1500 i conquistadores diffusero le coltivazioni nel Nuovo Mondo, tanto che, ad esempio, Cristoforo Colombo nei suoi diari la ribattezzò il dottore invaso. Il nome Aloe Vera è stato usato per la prima volta da Linneo nel 1753. Tuttavia, la descrizione di Linneo dell'aloe vera come specie a sé stante è successiva alla descrizione di Miller, che nel 1768 chiamò la pianta Aloe barbadensis, per cui aloe vera e aloe barbadensis in realtà indicano la stessa pianta. Inoltre, il nome barbadensis venne attribuito da Miller perché gli esemplari che il botanico stava studiando erano stati raccolti sull'isola di Barbados nelle piccole Antille. Sicuramente discendenti da qualche pianta di aloe lasciata sull'isola dai navigatori portoghesi o spagnoli oltre 2 secoli prima. L'aloe, fino ai giorni nostri, è sempre stata usata nella medicina popolare per i più svariati disturbi, finché negli anni 60 del secolo scorso il farmacista texano Bill Coats riuscì a stabilizzare il gel estratto con un procedimento naturale dalla polpa delle foglie, aprendo quindi la porta alla commercializzazione per un uso industriale dei prodotti a base di aloe. La parte della pianta utilizzata è costituita dalla foglia, dalla quale è possibile ottenere 2 forme estrattive per le preparazioni, che hanno proprietà farmacologiche diverse. Il succo, che è ricco in antrachinoni, ottenuto dai tubuli periciclici esterni che si trovano al di sotto dell'epidermide della foglia. E questo succo è un liquido di colore giallo e dal sapore molto amaro. E poi c'è il gel, che è privo di antrachinoni e ricco di acqua, lectine, polisaccaridi, vitamine, enzimi, fitormoni, che è ottenuto invece dalla parte parenchimatosa centrale della foglia di Aloe barbadensis. La componente principale del succo di aloe si chiama aloina, o meglio, per chi ama la precisione, è una miscela di stereo isomerica di aloina A e B. Questa aloina fa parte di una categoria di sostanze chiamate, come dicevo prima, antrachinoni, che sono dei drastici lassativi. Gli antrachinoni irritano la mucosa intestinale, aumentando la secrezione di muco e la stimolazione della peristalsi, ma bloccano anche il riassorbimento dell'acqua nel lume intestinale.
Questo fa dell'aloe vera un ottimo lassativo, ma bisogna stare anche attenti, perché l'abuso di assunzione di succo di aloe, che tra l'altro poi è assolutamente soggettivo questo abuso, comunque l'abuso provoca nel lungo periodo perdita di acqua ed elettroliti tramite dissenteria. E se accade questo e in concomitanza si assumono diuretici o antinfiammatori, sia naturali che di sintesi, è indifferente, tra gli elettroliti si può perdere anche il potassio e quindi soffrire per esempio di aritmie cardiache. Niente di grave, è un evento circostanziale, però è bene saperlo. Inoltre la perdita di potassio a lungo andare paralizza un po' la muscolatura liscia intestinale, riducendo via via sempre di più l'efficacia della droga per la stitichezza. Il gel in Italia viene utilizzato nelle terapie dermatologiche e infermieristiche per le sue proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti e idratanti. Il gel di aloe è in pratica una mucillagine naturale, la cui componente è molto simile al manto idrolipidico della nostra pelle, che serve a mantenerla idratata e protetta da agenti esterni. La pelle riceve l'idratazione dall'acqua, proveniente dagli strati più profondi dell'epidermide, e dalla normale produzione di sudore. Quando però varia il pH in superficie, ad esempio per l'uso prolungato di detergenti, la cute si disidrata, si modifica il microbiota della pelle e si abbassano le difese immunitarie, permettendo la proliferazione di microorganismi, ad esempio funghi. In questo caso il gel di aloe aiuta perché apporta acqua in profondità e arricchisce lo strato idrolipidico dell'epidermide con i principi attivi che lo compongono. Esiste uno studio molto interessante su questo argomento, apparso nel 2006 su Skin Research and Technology, dove un gruppo brasiliano ha dimostrato che gli strati liofilizzati di aloe vera aumentano l'idratazione della pelle, da un lato attraendo l'umidità presente nell'aria e dall'altro favorendo la ritenzione dei liquidi negli strati più interni della pelle. Il gel di aloe ha anche caratteristiche cicatrizzanti grazie ai polisaccaridi in esso contenuti. In particolare, il polisaccaride che si è dimostrato più attivo è l'acemannano. Quando questi polisaccaridi penetrano negli strati più profondi della pelle, si complessano con le proteine formando i mucopolisaccaridi. Questi mucopolisaccaridi sono complessi macromolecolari che si distribuiscono nella matrice extracellulare. E insieme all'acido ialuronico e ad altre molecole fibrose come collagene, fibronectina, elastina, richiamano acqua fin negli strati più profondi. Questo fenomeno rende poi la pelle più compatta e più resistente agli stimoli meccanici esterni. Questi mucopolisaccaridi sono importanti non solo per questioni strutturali, ma anche perché agiscono direttamente sui macrofagi e sui fibroblasti, che aiutano la rigenerazione dei tessuti e combattono eventuali intrusioni di patogeni. L'azione immunostimolante e antivirale non si esplica solo sulla pelle, ma anche nei confronti dei patogeni in generale. Ed esistono interessanti lavori sperimentali in vivo e in vitro che dimostrano un'attività immunomodulante del gel di aloe. Ad esempio, il gel di aloe ha mostrato un'attività antinfiammatoria molto interessante nell'ulcera dell'Helicobacter pylori. Bene, e anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità e su tutti gli argomenti della medicina naturale che andremo a trattare.